Ciao bimbi, la Pasqua sta arrivando, allora perché non iniziamo a decorare la cesta e le uova? Allora, sposto il mio bellissimo uovo Ail, anche le maestre hanno le uova di Pasqua, e vi faccio vedere cosa ho pensato. Allora, intanto possiamo mettere nella nostra uova sode un bel fazzoletto, una stoffa, una carta colorata per tenerle bene al sicuro. Poi Ail con l'uovo mi ha regalato dei bellissimi stickers. Chi non ha gli stickers può usare i pennarelli, chi ha degli altri stickers li può usare. Proviamo a iniziare a decorare il primo uovo. Ecco qui, ho attaccato i miei adesivi. Voi potete colorare, attaccare gli adesivi che volete, però ve le faccio vedere. Le ho fatte una poa. Una con le foglioline di ulivo, i fiorellini, una piena di fiorellini, una sponsorizzata Ail, bellissima, che li ringrazio ancora per quello che fanno, e una con tanti coniglietti. Quindi ho utilizzato gli adesivi che avevo per decorare le mie uova. Adesso le ho messe nel cestino e poi ne ho tenuta una che ho decorato come un pulcino. Guardate, gli ho messo anche gli occhietti, voi potete disegnare con i pennarelli che vengono benissimo. Questa ci servirà dopo, andremo a scoprire dopo. Allora, ma non basta così, solo così? Sono bellissime, però potremmo aggiungere delle cose che decorano. Allora, se avete della carta colorata, carta velina, carta crespa, della stoffa, del materiale particolare che magari la mamma tiene nella sua cassetta da cucito, cose particolari, si possono ritagliare delle sagome. Ok? Io ho trovato queste, sono carine, le posso mettere insieme alle mie ovette. Vedete? Si possono decorare. Oppure ho fatto un altro tipo di uovo, guardate un po'. Ho tagliato con un cartoncino una sagoma di colorata. Oppure, se avete solo dei fogli bianchi, anche fogli del quaderno, sono bellissimi, ho quadretti o a righe, sono già predisposti per colorare, coi quadretti, coi pixel o a righe già, avete già la striatura come l'ho creata io, con un altro cartoncino colorato. Ho fatto i pois con i pennarelli e poi ho aggiunto la pasta. Questa io l'ho colorata con i pennarelli semplicemente. Potete usare le tempere, gli acquarelli, chi ce li ha. Quello che preferite. Mi sono divertita anch'io a colorare la pasta, quindi vi divertirete sicuramente anche voi. Poi con un po' di colla vinilica l'ho lasciata asciugare e si è attaccato. Questo potete usarlo come biglietto dietro, magari scrivere per mamma, papà, per il fratello, la sorella, i nonni, fare un bigliettino e lo possiamo anche questo mettere nella nostra cesta. Così diventa ancora più bella. Poi un altro lavoretto molto semplice, possiamo fare anche degli altri coniglietti con la carta. Guardate che carino, vero? Adesso vi faccio vedere un po' come ho fatto. Allora, prendete un foglio e mettete la vostra manina, ricalcate e poi tagliate. Attenzione a tagliare, non troppo sottile le dita perché ci servono per fare le orecchie e le zampe del nostro coniglietto. Primo passaggio, con le forbici taglio il dito medio. Ops, eccoci. Poi questi saranno le nostre orecchie e le altre due dita saranno le nostre braccia. Allora, per le orecchie basta piegare in giù. O potete fare anche, come ho fatto io, un orecchio un po' più piegato, vedete? E invece le zampine potete dargli una piega diversa in modo che si apra oppure che segua il lineamento del viso, vedete? Che carini! Poi decorate come volete, io ho attaccato gli occhietti, potete disegnarli voi, fare il naso, il musino, le orecchiette, le zampine.
Questi potete metterli sia nel cesto delle uova, ma anche come segnaposto a tavola al giorno di Pasqua, scrivere i vostri nomi, farne uno con ogni mano dei familiari, la mamma, il papà, il fratellino, la sorellina, vengono anche di misure diverse, sono molto carini, e scrivere il nome, ok? Poi veniamo al mio preferito. Ecco perché vi ho detto di tenere, che tenevo dopo il pulcino, perché andremo a costruire, sarà bella, la nostra gallina, la nostra mamma chioccia. E il pulcino, ovviamente, mamma chioccia porta uovo. Quindi l'ovetto andrà dentro al nostro lavoretto. Allora, per realizzare la mamma chioccia, semplicissimo, prendete, io uso il ritaglio, l'avanzo di carta per non sciuparla, con cui ho fatto questo. Per ricavare il triangolo perfetto da un foglio A4, dovete prendere un angolo e piegarlo fino a che il lato non combacia con lo spigolo del foglio. Ci siamo? Poi questa parte in più la tagliamo. Via. Ci siamo. Adesso bisogna decorare, quindi ci serve un pezzettino di carta rossa oppure un foglio bianco in cui avete colorato di rosso la cresta della nostra gallina. Io l'ho già preparata, la taglio. Eccoci. Così, con un po' di colla, andiamo a metterla in alto. Ci siamo? Bene. Più centrato del mio, benissimo. Poi io ho gli occhietti, quindi attacco gli occhietti. Ma vengono benissimo anche se li disegnate voi con la matita e poi li colorate. Quindi un occhietto e il secondo occhietto. Ci siamo? Ultimo pezzettino, il becco, pennarello arancione e poco sotto gli occhietti fate una V e il becco è fatto. La nostra gallina è già pronta perché basta abbracciare gli angoli in basso e no, la nostra gallina un po' di colla. La nostra gallina porta uova è pronta. Potete anche questi metterli come segnaposto a tavola, scrivere il nome di chi è a tavola con voi il giorno di Pasqua e metterci l'ovetto sodo tradizionale o per la colazione o per il pranzo dentro. Così avremo la nostra gallina chioccia. Bene, riprendo il mio bellissimo uovo. E auguro a tutti voi, mostri, e alle vostre famiglie una serena e felice Pasqua.